Cruciani è un marchio di qualità, un marchio di qualità che esiste ancora a Fosso Imperatore, è venuto già qualche anno fa. Poi la crisi e poi le difficoltà e poi la salute di qualche proprietario e poi il Covid che ci ha messo anche del suo. L'azienda va in crisi, 40 lavoratori rischiano il posto di lavoro. A questo punto ecco, incominciano le trattative. Dal 2018 a stamattina le trattative vanno avanti con qualche, diciamo, frizione un poco più forte, ma anche con molta disponibilità. Abbiamo chiesto all'assessore alle attività produttive del comune di Nocera di convocare l'azienda per fare questo incontro stamattina in modo ristretto con una delegazione di lavoratori. Ci stanno dicendo che loro sono intenzionati, hanno una difficoltà perché l'azienda nei fatti la stanno quasi vendendo tutta, perché l'azienda fortemente indebitata, stanno dismettendo, diciamo, tutte le quote anche societarie, tutte le, no, non le attività, le quote societarie della società, per far subentrare un non abbiamo capito ancora chi, ma un gruppo di finanziatori che sono interessati a rilevare tutta la società. L'azienda rimarrebbe con i gruppi dirigenti concretamente all'interno, ma da quello che ho capito stamattina senza quote più. Quindi molla tutto, diciamo, come gruppo Caprai, perché è il proprietario della Cruciani, il gruppo Caprai, e avrebbe questi interessi dirigenziali all'interno della società per avviare il percorso e per continuare l'attività. Ce la stiamo mettendo tutto, Cruciani, se non era per le attività che abbiamo svolto, tutti i lavoratori sanno, avrebbe chiuso 3 anni fa. Caprai ha investito molto in questo territorio con risorse anche personali, quindi sarebbe anche sciocco da parte dell'azienda venirne via in un modo così, in qualche modo in 448. Noi siamo qui presenti per dare sicurezza e per dire ai sindacati e ai dipendenti che poi rappresentano comunque l'anima dell'azienda, la forza dell'azienda, restiamo uniti perché da qui a breve cercheremo di risolvere tutti i problemi. Dobbiamo aspettare per forza di cose l'udienza del 27 novembre dove si deciderà il futuro della Magnital, l'azienda che controlla la ditta Cruciani. Noi ci auguriamo che gli oltre 40 dipendenti che lavorano presso lo stabilimento di Nocera possano conservare il loro lavoro e possano far ripartire alla grande quella che è la realtà internazionale rappresentata dalla famiglia Caprai. Noi facciamo il possibile per quello che ci compete, ovviamente in questo momento è importante anche farli ragionare e fare in modo che attorno ad un tavolo si possa continuare a non spegnere quella speranza che abbiamo tutti quanti noi.